In questo video andiamo a vedere come si è evoluto il concetto di funnel da qualche anno fa alla velocità della luce, come tutto ciò che c'è sul web, okay? Come si è evoluto dal classico funnel a imbuto al funnel e al concetto di funnel che abbiamo oggi. Il funnel, storicamente, è sempre stato una successione di pagine provenienti da una o più pubblicità. Ok, cerco di spiegarmi meglio e dunque ti coinvolgo, ti condivido lo schermo del mio tablet. Bene, abbiamo detto che la parola funnel, il termine funnel, che dall'inglese significa imbuto, era una successione di pagine partendo da una ad, cioè da una pubblicità, sempre tradotto dall'inglese. Per cui qui abbiamo una landing, ok, che funzione ha una landing page? Ha una funzione di catturare i dati di contatto di un utente e poi di martellarlo attraverso un funnel di email marketing. Dunque, un tipo di funnel era questo: pubblicità da Facebook, pubblicità da Google, ok, pubblicità da YouTube, pubblicità da Instagram, anche tutte insieme, acquistare persone in target, mandarle a vedere l'offerta, ok, sulla mia landing page. A questo punto, se l'utente lascia i dati, si comincia a mail 1, mail 2, ok, mail 3 a tormentarlo, ok, fino a quando avrebbe acquistato il tuo prodotto slash servizio, ok? Questo è un tipo di funnel, qui lo puoi fare evolvere come vuoi in questa parte. Provo a fartene vedere un altro tipo. Cancelliamo questo, ok? E l'altro tipo potrebbe essere pubblicità di Facebook, ok? Vedi i tre video che ti spiegano, anzi facciamo così, vedi i tre video che ti spiegano, video 1, ok, cosa potrebbe fare il mio prodotto per te. 2, video 2, a che livello ti porterebbe acquistare il mio prodotto o servizio. 3, video di vendita, ok, link alla pagina di acquisto, detta anche sales page. E questo è un altro tipo di funnel, ok? Come ti ho detto, una successione di pagine e di meccanismi anche abbastanza complicati tecnicamente, per cui devi immaginare che tutto questo deve funzionare effettivamente poi nella realtà, ok? Ma che nel tempo si è evoluto. Ora non ti sto dicendo che questo tipo di funnel non si usa più. Se vai sul mio sito myantetito.it, ok, questo tipo di funnel io ce l'ho ancora, solo che il funnel come concetto si è allargato molto. Spostiamo il mio viso e ti stavo dicendo che il concetto di funnel è proprio evoluto, non si parla più di funnel e di sito soluzione e di successione di pagine fino ad arrivare
a una landing page o una squeeze page, che è una pagina squeeze, come dice la parola, è una pagina spremi nomi. Adesso il funnel è tutto l'ecosistema che devi andare a curare di tutte le persone che possono venire a contatto con te. Al centro di questo ecosistema c'è naturalmente, questo l'ho già spiegato anche in altri video, il tuo sito, che deve avere alcune caratteristiche. Punto numero uno, deve essere un sito che si apre molto velocemente, mettiamo questo così, mettiamo che si apre fast. Perché? Perché nessuno di noi ha il tempo di aspettare che il tuo, il mio o il mio sito si aprano lentamente. Google premia le pagine che si caricano in meno di 3 secondi. Ok? Un'altra caratteristica importante del sito è la chiarezza. Scriviamolo, chiarezza. E dunque, se questa è la prima pagina del tuo sito, ok, prova a immaginare, già quando il tuo potenziale cliente atterra e vede l'inizio del tuo sito, deve immediatamente capire chi sei e cosa fai. Tutto questo prima di andare a scrollare all'ingiù, perché se non capisci immediatamente chi sei, cosa fai, e aggiungiamo la domanda, cosa c'è per lui, perché lui, cosa c'è qui per me? Ognuno di noi se lo chiede, e se non c'è nulla per noi, è logico che tendiamo ad abbandonare direttamente il sito. Scendendo, è logico che poi si parla un pochino di tutto, dei servizi. Ok, che si parla delle tue referenze, vale a dire dei tuoi casi studio e dei tuoi testimonials, e poi chi più ne ha più ne metta, fino a una call to action, una CTA, vale a dire una chiamata all'azione per dirgli al cliente acquista o lasciami i tuoi dati di contatto. Che differenza c'è? Normalmente si fa l'acquisto, si fa la vendita diretta. Per i servizi che costano fino a 150-200 euro, mentre bisogna coltivare un pochino di più per i servizi a più alto costo. Cancelliamo questa parte, ok? Perfetto. Anzi, cancelliamo tutto, ok? E torniamo con il tuo sito. Al centro, che abbiamo detto che caratteristiche deve avere, e adesso che il sito è in ordine, si apre velocemente, è responsivo, dunque si adatta a tutti i device, lo si vede bene dal laptop, lo si vede bene da un computer di casa con un grande schermo, lo si vede bene anche dal telefonino, e soprattutto dal telefonino Google sta premiando le persone che vengono a visitare i siti. Dunque deve essere veloce ad aprirsi da telefonino e si possono fare queste misurazioni ed è uno dei parametri più importanti per Google per farti crescere nella SEO e dunque crescere e farti fare la scalata verso la prima pagina. Il sito ora è in ordine. Ok? Hai un sito ben fatto, il sito possiamo dire che è la tua casa. Adesso che la tua casa è in ordine e funziona perfettamente, puoi invitare le persone, linkare il tuo sito a tutto ciò che è possibile. Dunque, perché ti serve un social media manager o devi fare tu del social media managing? Perché devi imparare a postare su Facebook e soprattutto cosa postare su Facebook e ogni quanto postare su Facebook. Perché? Perché è logico che le persone stanno scrollando sulla bacheca, sul feed,
come si chiama effettivamente il feed di Facebook, e incappano in tuo post. Se gli interessi, potrebbero salvare il post, potrebbero salvarsi per guardarlo più tardi, oppure potrebbero cliccare e venire anche direttamente a visitare il tuo sito. Ecco il link. La stessa cosa la si fa per Instagram. Perché cito Instagram dopo Facebook? Perché sono entrambi di proprietà di Meta. Ok? Dopo Facebook e dopo Instagram, anche qui su Instagram, cosa postare, che stile mantenere, ok? E soprattutto ogni quanto fare e poi sfruttare tutte le armi, fare dei post, fare dei reel, fare delle stories, ok? Perché ti mette a disposizione, ecco, un social media manager che si rispetti, sa fare tutte queste cose non a pagamento, non ti ho ancora parlato di pubblicità, sa fare tutte queste cose in organico, per fare in modo di linkare sempre di più il tuo sito. È logico che poi bisogna lavorare anche sulla SEO del tuo sito, perché più le persone cercando quello che gli interessa ti intercettano su Google e più vanno a visitare il tuo sito. Come vedi, è sempre più importante che il tuo sito sia in ordine, si apra velocemente e sia chiaro chi servi e perché proprio loro e perché non altri. E anche domande non importanti, perché dovrebbero pagare proprio me o te in questo caso e non andare da altri piuttosto che non aprire il portafoglio e non fare nulla. Sarai d'accordo con me. SEO molto importante. Adesso, se sei un professionista, il tuo profilo LinkedIn, ok? Postare anche qua è importantissimo. E un consiglio: se appena puoi, se hai la faccia da metterci, se non ti vergogni, ed esercitandoti un pochino i video li puoi fare, è importantissimo che tu ti faccia vedere e ci metta la faccia anche su quest'altro social importantissimo, che è il canale YouTube e che è di proprietà di Google. Ok? E per ora ti ho parlato solo di tutto ciò che è organico senza un minimo di... Come vedi, attraverso Facebook, Instagram, la SEO, attraverso LinkedIn, attraverso YouTube, non so se hai notato, ma non sono un grandissimo amante di TikTok, perché per quanto io porti rispetto ai ragazzi giovani, ok? TikTok è soprattutto frequentato da ragazzini che vanno dai 15 ai 25 anni al massimo. Non è ancora un luogo stabilizzato come Facebook o come YouTube per andare a vendere. Ti stavo dicendo di YouTube, è il secondo motore di ricerca più forte al mondo e tieni conto del fatto che le persone, se ti incrociano su YouTube, poi vanno a vedere il tuo sito. Se ti incrociano su Facebook, su Instagram, attraverso la SEO, su un post di LinkedIn, su un video che hai pubblicato su questi differenti social, vanno poi ad approfondire, ok? Tutto questo ecosistema, tutto insieme è funnel. Ok? La gente adesso non acquista il tuo prodotto, più importante del tuo prodotto è importante chi sei tu. E come ti valuta? Ti valuta seguendoti sui vari social e andando ad approfondire gli how to per capire cosa puoi fare tu per loro sul canale YouTube. Per cui rispostiamo il mio viso. In tutto questo abbiamo detto ecosistema da curare in ogni sua parte, ok? Non solo il sito deve essere fatto bene, ma è logico che ci deve essere congruenza
il visitatore e aumentando il numero di visitatori devono vedere congruenza tra il sito e Facebook e Instagram, ok? E LinkedIn e YouTube. A cosa mi riferisco con congruenza? Devono continuare a vedere, devo rimpicciolire, non ce la faccio, zacchete, devono continuare a vedere lo stesso posizionamento. Ok, vale a dire la stessa chiarezza, devono continuare a vedere gli stessi colori, devono continuare a vedere gli stessi font. È logico che su Instagram non vai a fare gli stessi video che fai su YouTube e non fai gli stessi post, un pochino sì che fai su LinkedIn. Ogni piattaforma ha le sue prerogative, però è logico che tutto questo ecosistema deve essere un contenuto di tipo organico che presenta una certa continuità. A questo ecosistema che ti ho spiegato in maniera minimale, ok? Tutte queste parti vanno ottimizzate per andare ad impattare con quante più persone possibile in target e secondo per far sentire queste persone al posto giusto e al, se non al momento giusto, sicuramente al posto giusto, perché poi andranno a approfondire e ad acquistare quando loro sono mature. Per cui le persone ti intercettano su un post di LinkedIn e pensano: mamma mia, che interessante questo veterinario, si occupa proprio di animali tropicali come mi interessa a me. Ha proprio la clinica nella mia zona e mi piace molto l'amore che esprime per quanto riguarda la cura degli animali. Ok? Dunque è importantissimo che ti misurino poco a poco. A tutto questo possiamo andare davvero ad aggiungere non solo tutto ciò che è organico e gratis, che già è un gran bel lavoro, ma possiamo andare anche ad aggiungere tutto ciò che è a pagamento, perché tu puoi acquistare, tra virgolette, traffico e farlo arrivare da Facebook sul tuo sito, da Instagram sul tuo sito, da YouTube o da Google sul tuo sito, e la stessa cosa la puoi fare anche da LinkedIn. È logico che c'è una proporzione diretta, una correlazione importantissima tra quanto denaro ci metti e quante persone riesci a portare sul tuo sito. Però possiamo fare un ragionamento: se sul tuo sito non ci va nessuno, è logico che nessuno potrà mai acquistare o contattarti veramente. Se sul tuo sito ci vanno tante persone dal punto di vista organico, adesso lo vedi ben fatto, chiaro, pronto, si apre veloce. Puoi aprire i rubinetti, mettere la mano al budget della pubblicità e fare in modo che sempre più persone arrivino sul tuo sito e poco a poco queste persone sull'albero delle visite vadano a maturare di acquistare i tuoi prodotti o di tuoi servizi. Ecco, adesso ti ho parlato dell'evoluzione del funnel e di com'è il funnel oggi. In tutto questo è anche possibile, ok? Se tu mi dovessi dire Tito, ok? Ma io non mi sono mai avvicinato troppo all'online. Hai sbagliato, perché effettivamente tante persone oggi sono sempre collegate, anche in 10 minuti di pausa possono andare su Facebook e hanno il cagnolino ammalato, ok, e vanno a digitare su Google. È logico che i primi risultati che Google mostra sono quelli a pagamento. E dunque tu non puoi, caro il mio veterinario, o caro il mio rivenditore di medicinali veterinari, o caro il mio negozio di animali, non ti puoi più permettere di non essere online, perché nel 2022, a ottobre 2022, in un mondo sconvolto da
Da Russia a America, diciamo la verità, Russia, America, Cina sono i protagonisti. L'Europa la vedo un pochino supina, ma tant'è, ok? Devo accettare quello che succede e fare buon viso a cattivo gioco, e va bene così. Ma sta di fatto che online ci devi davvero essere. Per cui c'è anche la possibilità di misurare, se vuoi farmelo analizzare, l'impatto che può avere l'online veramente sulla tua attività. Per cui uno dei miei lavori che faccio gratuitamente è preparare un report, ok, a quelle persone che potenzialmente potrebbero avere bisogno di un social media manager specialist, quale io sono, preparare un report gratuitamente di quali potrebbero essere mai i margini di sviluppo della tua attività. Sotto ti lascio veramente il link al mio sito, e se vuoi richiedere un report di quanto potrebbe impattare l'online sulla tua attività, ma è logico che io ti do numeri veri andando a misurare realmente quali potrebbero essere i margini di sviluppo della tua attività e che fatturato nel medio termine, non chiedermi risultati dall'oggi al domani, le cose vanno fatte bene per andare a stabilizzare l'ecosistema di cui ti ho parlato. Ok, vado proprio a darti, dati alla mano, le potenziali che hai, potenzialità che hai. Ti invio online il mio report e se vorrai, se sono rose fioriranno, magari ci vediamo per commentarlo più approfonditamente e magari per lavorare insieme. Per oggi ti saluto, spero che questo video ti sia davvero piaciuto. Iscriviti, mi raccomando, al canale per fare in modo. Iscriviti al canale per fare in modo di essere avvisato. Clicca anche la campanella di tutti i nuovi contenuti che andrò a rilasciare nel tempo. È stato un piacere conoscerti, è stato un piacere formarti se già mi conoscevi. Ti auguro un buon lavoro e tanto successo online con la tua attività. Ciao ciao!